Motorola Milestone su cellularemagazine.it con Emilio Vignapiano. Partiamo prima di tutto dalle caratteristiche hardware. Schermo bello grande, parliamo display da 3,7 pollici, 16 noni, naturalmente di tipo capacitivo. Risoluzione per la prima volta abbiamo 480x854, ciò vuol dire più degli 800 pixel della pagina web visualizzati senza alcun problema. Come potete vedere, andiamo un attimino tra i segnalibri. Nuova interfaccia anche dei segnalibri, infatti questo dispositivo ha Android 2.0. Apriamo uno dei bookmark. Abbiamo settato parolemobili.it, il nostro forum. Naturalmente è dotato di accelerometro e si visualizza interamente. Multitouch, solo la versione europea avrà il multitouch, Droid, la versione americana commercializzata da Verizon CDMA non avrà il multitouch, ma solo il doppio zoom in questo modo. Processore da 550 MHz, Texas Instruments, sarebbe da 600, però è stato limitato a 550, quindi c'è ancora margine di sviluppo. Nella parte frontale, quattro tasti sensibili al tocco, classici per Android, nuovi menu. Alcuni sviluppati da Motorola, altri proprietari di Google. Sensore per dirci che siamo sotto rete. Sensore di luminosità e di prossimità. Nel momento in cui arriva una chiamata si disattiva lo schermo. È stato ottimizzato tantissimo questo modello. Tecnici Motorola ci dicevano che per risparmiare sulla batteria anche i colori di alcuni menu, di alcune applicazioni sono diversi per poter sfruttare al massimo tutte le funzionalità e per poter risparmiare sulla batteria. Una volta fatto scorrere la parte frontale appare la tastiera QWERTY completa. Come potete vedere è un unico pezzo di plastica, leggermente sagomato, non tantissimo, bisogna prenderci le mano. Si sente un pochino sotto il dito, non tanto. Purtroppo per mantenere questo spessore era necessario questo tipo di tastiera. Infatti, se lo vedete paragonato ad altri dispositivi con Android installato di un altro marchio concorrente HTC, potete vedere come lo spessore è praticamente identico. Naturalmente l'impronta è un po' più grande, però lo spessore è praticamente identico. Continuiamo. C'è anche un joypad a 5 direzioni, non tanto utilizzato per il semplice fatto che si preferisce utilizzare il touch in questo caso, però la tastiera alfanumerica è un plus che renderà questo modello molto molto appetibile. Secondo l'MIT è un valido concorrente dell'iPhone. Parte posteriore troviamo batteria bella grande, abbiamo infatti 1400 mAh, questo dovrebbe garantire oltre un giorno di autonomia. Parte superiore, scusate, parte destra, bilanciere del volume, tasto dedicato alla fotocamera che è nella parte posteriore, 5 megapixel con autofocus, doppio LED flash. Gli scatti sono buoni, purtroppo è un po' lenta sia nell'autofocus, è un po' lenta anche a scattare e ad andare sulla foto successiva, quindi questo ci ha un attimino raffreddato l'emozione di vedere un 5 megapixel su Android. Non manca lo zoom però, quindi ottimo questa soluzione per 2.0 Encler. Tutto in metallo, tranne alcune parti in plastica, in particolare la parte superiore dove risiede l'antenna del GPS e la parte inferiore dove risiedono le altre antenne. Ci troviamo di fronte a uno smartphone quadribanda con connettività GPRS Edge, ma anche UMTS HSDPA. Per il Milestone parliamo di 10 megabit per second in download e 3,6 megabit per second in upload, quindi ottimo anche da utilizzare come modem. Nella parte sinistra troviamo slot micro USB, quindi
molto standardizzato, parte superiore con tasto di accensione e spegnimento, ma che si usa anche per bloccare e sbloccare lo schermo, jack da 3,5 mm. Non manca naturalmente il wifi, non manca il Bluetooth 2.0, non manca neanche la possibilità di avere più di un account per Google Maps, lasciamo le mail al proprietario. Vediamo che però tra i contatti, ad esempio, c'è la nuova interfaccia per avere gli shortcut, per poter utilizzare le funzionalità molto velocemente. Questa rubrica si sincronizza automaticamente con quella di Facebook. È possibile fare sia un mashup manuale ma anche automatico, in caso nome e cognome sono identici. Vedete quest'icona? Questa è l'applicazione di Motorola, MotoNav, per la navigazione satellitare. Infatti qui non è presente il navigatore satellitare di Google, perché ha mappe proprietarie solo negli Stati Uniti, e Motorola ha quindi installato con grande piacere la sua MotoNav gratuita per 60 giorni di utilizzo, dopodiché in caso si acquista. Le mappe sono naturalmente installate sul telefono, quindi non ci sarà bisogno di connessione internet. C'è la nuova applicazione anche di Facebook, che è stata migliorata, nuova icona. Ci sono alcune applicazioni installate per provare il telefono. Voglio farvi vedere come sono stati modificati nelle impostazioni e come si vede che è la versione 2.0. Questa è l'icona di MotoNav. GPS status, sono applicazioni tutte scaricate. Il Phone Portal invece è un'applicazione proprietaria di Motorola e serve a fare sincronizzazione via USB e Wi-Fi ed è molto molto comoda per salvare i propri contatti senza alcun problema, ma anche per salvare le immagini e tutto il resto. Impostazioni, come potete vedere la nuova interfaccia è nettamente più facile da visualizzare e da comprendere che cosa si tratta. Siamo entrati in accesso facilitato, invece eccoci in infotelefono. Versione firmware 2.0, finalmente vediamo in azione l'Enclair, che va molto molto bene, l'ottimizzazione è notevole. La memoria del telefono nella versione italiana sarà di 8 GB, non 16 come quella americana, però espandibile con schede micro SD con altri 32 GB, quindi si arriva con comodità a 40 giga di memoria e sono più che sufficienti, credetemi. RAM 256, ROM 512, molte le possibilità di applicazioni, di installazione di applicazioni e di navigazione. In Italia arriverà un prezzo di 499 euro sia con Wind ma anche nel mercato retail, quindi se non vi piace Wind potete utilizzare sicuramente altri operatori. Motorola ha implementato anche altre tecnologie proprietarie come il Crystal Talk, che serve a pulire la voce e serve ad avere un suono molto nitido sia per chi ascolta ma anche per chi riceve la chiamata, viene pulita, il volume viene regolato, quindi Motorola sta investendo tantissimo in questa sua pietra miliare che è appunto chiamata Milestone. Voglio mostrarvi attraverso una piccola calamita come si interagisce con la basetta. Ok, qui siamo sul car dock, come potete vedere abbiamo map view, direction, voice search, contact e search. Voice search per utilizzare la ricerca con la voce, quindi non sfruttare il telefono in macchina in maniera pericolosa ma con facilità attraverso questi shortcut del menu. Idea geniale a dire il vero. Girando sempre sullo stesso sensore, però un altro polo della calamita, abbiamo invece la basetta di casa con il meteo eccetera, una volta messa a caricare a casa. Questa è solo una preview del Motorola Milestone che proveremo approfonditamente più in là, ma possiamo dirvi che ha già le carte in regola per diventare un degno concorrente di tutti gli smartphone di alto livello.
per cellularemagazine.it, Emilio Vignapiano con il Motorola